Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, è arrivato sugli scaffali ehm, Doctor Strange multiverso della follia, ovviamente 4K, questa volta. Stranamente, non l'ho preso su Amazon perché mi trovavo da MediaWorld e mh, così ho visto che il prezzo era ancora più basso di Amazon, per cui l'ho preso lì. Ovviamente, quindi, adesso andremo a fare l'unboxing insieme di questa confezione, così vediamo cosa c'è dentro e vediamo le caratteristiche audio e video, come facciamo sempre. <music> allora andiamo ad aprire questa confezione e sinceramente non vedo l'ora di rivedere questo film di Sembreimi che ha fatto quasi un film horror in pratica. Allora, confezione molto minimal: non c'è nessun booklet. Abbiamo la versione Blu-ray normale e quello che interessa a noi, ovviamente, la versione 4K Ultra HD Blu-ray. Um, questo è eh, il primo film, diciamo, che fa eh, Sembra Amy con Marvel. Chissà se ce ne saranno altri, o meglio Marvel intendo di, questa, ehm, di questo filone. So che ha fatto quelli di Spider-Man all'epoca, ma insomma parlo di questo filone qui. Uh, abbiamo un DTS Master Audio 7.1 inglese e Dolby Digital 7.1 in italiano per quanto riguarda il Blu-ray normale, mentre abbiamo il Dolby Atmos in inglese sulla versione 4K e purtroppo in italiano abbiamo solo il Dolby Digital 7.1, quindi purtroppo dobbiamo accontentarci abbiamo ehm, vabbè, il logo dolby atmos eh, ultra hd blu ray e blu ray disc la durata è di 127 minuti quindi relativamente corto per questo tipo di film e mh, specifico che insomma questa è una delle tante versioni che ci sono perché chiaramente è uscito sia in blu ray normale in questo qui e poi c'è anche la versione steelbook insomma Ce n'è per tutti i gusti, per cui sicuramente poi ognuno di voi potrà scegliere la versione più adatta. Per godersi appieno questo film, però, è fondamentale vedere prima la serie Vanda Vision su Disney Plus, perché altrimenti ci sono dei buchi di trama incredibili che non capirete. Uh, quindi siccome è ancora un film piuttosto recente non vi vado a fare spoiler né a dare spiegazioni troppo dettagliate perché magari rovinerei il film a chi non l'ha visto ma appunto posso dirvi che dovete assolutamente vedere la serie tv Wanda Vision per capire cosa succede in questo film perché qui abbiamo Wanda che uh, pretende appunto di uh, Continuare ad avere un determinato comportamento che però è eh, frutto di quello che fa nella serie VandaVision. Per cui, se non l'avete vista, non capirete: metà film di Doctor Strange, multiverso della follia. A questo punto, fatemi sapere, ovviamente, se voi avete acquistato una di queste versioni, se è il 4K, il Blu-ray normale o il DVD, che ho dimenticato prima. Ormai non lo considero proprio più il DVD perché per me è una roba obsoleta che andrebbe. Completamente rimosso dal mercato, però insomma, esiste ancora. Molti lo comprano, per cui evidentemente eh, funziona ancora. Eh, a questo punto vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuno dei miei prossimi contenuti. A questo punto vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao.